Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Completiamo prima delle feste natalizie il nostro giro di orizzonte sui protagonisti delle prossime elezioni regionali in Abruzzo del 10 febbraio 2019. Abbiamo ospite nei nostri studi il candidato alla presidenza dell'Abruzzo, Giovanni Legnini. Buonasera Legnini. Buonasera a voi e buonasera a chi ci ascolta. Siamo in una veste di candidatura ormai ufficiale in qualche modo. Accanto a Giovanni Legnini, per cogliere appunto gli aspetti più rilevanti di questa sfida, del programma e dei protagonisti di questa candidatura, c'è il collega del centro Lorenzo Colantonio. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato qui a Rete 8, mio compagno di navigazione nei meandri di questo percorso verso le elezioni abruzzesi. Quella di domani è una giornata importante per Legnini, per la sua candidatura, perché domani c'è l'avvio a tutti gli effetti di un percorso che è iniziato attraverso una lettera dei sindaci che gli chiedevano insomma, quello che Legnini attendeva, cioè gli chiedevano appunto di rispondere ad un messaggio di chiamata in causa per una sfida importante per il futuro dell'Abruzzo. Legnini ha risposto con un assenso e domani li incontrerà, ma non ci saranno soltanto i sindaci che hanno firmato quell'appello, ma ci sarà un popolo più vasto in questa giornata. Lei sta vivendo appunto la vigilia di questa discesa in campo a tutti gli effetti con la sua candidatura, Legnini. Le chiedo, questo percorso attraverso i sindaci è un segno anche di, in qualche modo, di una ripresa di ruolo da parte di chi è stato escluso dall'elettorato passivo per una legge che in Abruzzo vige, che non è stata cambiata? Molti potevano essere protagonisti come candidati al suo fianco, molti potevano scegliere una loro strada, una loro avventura. È stata una regione che ha escluso i primi cittadini dalla regione. Ecco, questo che cosa le dice anche in termini di impegni per il futuro al fianco di questa generazione di amministratori che sarà con lei domani? Mi dice che la qualità di quella iniziativa risiede appunto nel fatto che non è stata affatto sollecitata, certamente non da me sollecitata. Come tutti sanno, il mio percorso decisionale è stato caratterizzato da un elevato tasso di sofferenza per ragioni del tutto comprensibili e immaginabili da parte dei cittadini, ma quell'elemento in me, dentro di me, è risultato decisivo. Quando un numero così elevato di sindaci che rappresentano le rispettive collettività, e io so che anche altri sindaci che non hanno sottoscritto quell'appello la pensano allo stesso modo, ti chiedono di mettere a disposizione la tua esperienza, le tue energie per il futuro di questa nostra amata, martoriata regione e anche bellissima, piena di potenzialità regione, non puoi dire di no. Se dici di no a quel tipo di sollecitazione, che peraltro si aggiunge a molte altre che mi sono pervenute da parte sia di chi fa politica, ma soprattutto da parte dei cittadini, delle espressioni del mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni, se dici di no, volti le spalle a quella che è per me la regione che mi ha dato fiducia e nei confronti della quale io intendo restituire tutto ciò che di buono sono riuscito a fare in questi anni, anche in termini di ruolo, di peso nelle istituzioni nazionali. Grazie. Eccomi qua. No, pensavo, il territorio è chi lo amministra. Dirlo significa anche ripercorrere la sua evoluzione politica e umana. Lei ha cominciato, ricordo, tanti anni fa come sindaco di Rocca Montepiano e da lì è arrivato a ricoprire ruoli istituzionali governativi e, in ultimo, un ruolo importante, operativo nel CSM. Quanto è importante per lei questa esperienza iniziale di amministratore di un piccolo, grande paese d'Abruzzo? La sua domanda mi ricorda, evoca una, chiedo a prestito una vicenda, un personaggio politico
molto noto, diciamo, che Silvio Berlusconi, il quale alle elezioni politiche, se non ricordo male, del 2008, davanti all'assemblea degli industriali del Veneto, disse una frase che poi è risultata celebre: il vostro programma è il mio programma. Ecco, se dovessi sintetizzare davanti ai sindaci la mia posizione rispetto a loro, esprimerei un concetto simile, quella domanda che proviene di partecipazione attiva, di ascolto, di proposta, di dialogo, di rappresentazione dei problemi, delle sofferenze, sia di chi è investito della funzione di rappresentanza delle comunità locali, sia dei cittadini che quotidianamente si interfacciano con i comuni. Quello deve essere una delle preoccupazioni principali di chi si candida a guidare la regione, e certamente lo sarà. Il fatto che io sia stato sindaco, come lei ricordava poco fa, da giovane, da ragazzo, un incarico che esercitai con moltissimo entusiasmo, peraltro producendo tantissimi risultati, un'esperienza quella che mi proiettò sul campo più largo dell'impegno politico, prima provinciale, poi regionale, poi nazionale, e poi un'altra esperienza amministrativa in un ente locale importante, il Comune di Chieti. Io fui eletto consigliere comunale, fui il primo degli eletti al Consiglio Comunale di Chieti nel 2005, fui presidente del Consiglio Comunale, di un'esperienza importante, quella guidata da Francesco Ricci, mi pone in naturale sintonia con il mondo degli amministratori locali, che io voglio ascoltare, dai quali voglio trarre forza, motivi di argomenti di composizione del progetto politico che mi incaricherò di interpretare, e ai quali vorrò dire qualche parola. Anche lo farò dopo aver meditato meglio, dopo aver studiato la tematica, dirò quale sarà la mia proposta, e poi mi auguro l'intervento legislativo del Consiglio regionale, per far sì che la voce dei sindaci, la volontà dei sindaci, pesi nella formazione della volontà politico-istituzionale del Consiglio e della Giunta regionale, pesi nei prossimi anni. Questo sarà uno degli elementi qualificanti del mio programma elettorale. Sì, ma questi sindaci esclusi dalla regione, questi sindaci che si trovano, siamo adesso di fronte all'inverno e ci ricordiamo quanto è accaduto appena 2 anni fa, da soli di fronte alle difficoltà, magari delle calamità, della fragilità anche del nostro territorio come quello dell'Abruzzo, non sono un po' inattuali in un mondo in cui la politica è invece tutta basata sui sogni, sulle promesse, sulla comunicazione? Ecco, ma poi quando i sogni si fermano, l'amministratore che cosa fa? I sogni non confliggono con le problematiche quotidiane, con le sofferenze quotidiane, con le conquiste quotidiane, anzi sorreggono la vita quotidiana, la rendono più lieve, più bella, diciamo così. Quindi io non vedo un conflitto. Essere concreti, risolvere i problemi, come fanno gli amministratori locali quotidianamente, e proporre una visione, trasmettere sogni, sono due elementi che devono stare insieme, devono coniugare la qualità di una proposta politica. Io l'ho sempre pensata così, la penso così: una politica che si riducesse a mera gestione del potere, a mera esercizio di un potere tecnico, tecnocratico, burocratico, sarebbe una politica non coinvolgente e neanche risolutiva. Una politica fatta solo di sogni sarebbe irrealizzabile, sarebbe non praticabile. Le due cose devono stare insieme, bisogna trasmettere visione, prospettiva, ambizione, sogni, e realizzare in concreto ciò che c'è da realizzare. Soprattutto quando quei sogni restano vincolati nel recinto del virtuale,
dei social. Allora entriamo nel concreto dei temi regionali da affrontare in questa trasmissione. Io darei la priorità al tema dei giovani, l'Europa e il lavoro. Quali prospettive possono avere anche i nostri figli? Uso questo termine molto personale, anch'io ho un figlio che studia e lavora all'estero. Quali prospettive dare a questi giovani, i nostri figli, che sono costretti all'emigrazione del terzo millennio? Se c'è un elemento che nel tempo, ai noi per una parte trascorso, determinerà un impoverimento della società italiana e quindi anche della società abruzzese, è quello appunto che lei diceva, delle energie, delle intelligenze, dei cervelli che, non trovando opportunità nella nostra terra e nel territorio nazionale, sono costretti a recarsi all'estero. Lei diceva di suo figlio che studia all'estero, io ne ho uno che fa il ricercatore all'estero, quindi vivo bene queste, conosco bene queste problematiche. Altro è consentire ai nostri giovani l'opportunità, a volte la necessità, nel contesto del loro percorso formativo, professionale, di fare un'esperienza all'estero. Il tema quindi si risolve, facile a dirsi, molto complesso a realizzarsi, nel determinare gli spazi delle opportunità. I nostri giovani devono essere liberi, e lo sono, per fortuna hanno una visione che è europea, che è globale, di scegliere dove studiare e dove lavorare anche all'estero, ma devono avere, noi abbiamo il dovere di fornire loro l'opportunità di tornare a casa loro, di tornare dove loro sceglieranno di vivere e di lavorare. Questo è il grande tema del futuro, non è un tema nuovo, ma è un tema che va accentuandosi negli ultimi anni e dobbiamo essere preoccupati. Peraltro si verifica anche un effetto ulteriormente dannoso, perché il nostro sistema pubblico di istruzione e di formazione investe su questi giovani, e quell'investimento viene colto dalle aziende, dalle istituzioni di altri paesi. Noi questo non possiamo permetterci, ma ciò che prevale su tutto comunque è consentire loro di scegliere dove vivere, dove lavorare, dove fare ricerca, dove mettere su famiglia e così via. Il tema del lavoro si coniuga quindi al tema dell'innovazione, della formazione, dell'università, della ricerca, della crescita economica, della crescita sostenibile. Questo sarà il cuore del mio progetto politico, del programma che proporrò alle liste che mi sosterranno, ai candidati che mi sosterranno. Se non vinciamo questa sfida, tutto il resto rischia di risultare svilito. In questi giorni ho partecipato con molta emozione al ricordo di Fabrizia Di Lorenzo, questa giovane abruzzese di Sulmona che ha perso la vita a Berlino, lì cercava appunto di realizzare i suoi sogni. Questi giorni l'Italia si è commossa di fronte alla parabola tragica di Antonio Megalizzi, di questo giovane che ha perso la vita seguendo lo stesso percorso, un vostro collega peraltro, un ragazzo straordinario come Fabrizio Di Lorenzo. Ecco, queste storie umane, tragiche, queste vite spezzate devono costituire un monito per chi esercita una responsabilità come quella di guidare una regione. Lavoro vuol dire politiche attive, come ha detto, ma anche politiche difensive in qualche modo. Ecco, siamo in una fase in cui non soltanto dall'Abruzzo, gruppi che hanno avuto enormi incentivi dal punto di vista imprenditoriale per insediarsi, vanno via, delocalizzano, vanno altrove. Qual è la risposta che la regione può dare in termini di attrattività del territorio? Innanzitutto per salvare quello che è il grande polmone industriale della nostra regione, la Val di Sangro, con la Sevel che per fortuna ci ha tenuti su nel momento della grande crisi che ha attraversato il paese.
Il lavoro va tutelato sia salvaguardando quello che c'è, sia determinando le nuove opportunità di lavoro. Quindi arginare i fenomeni di crisi che non sono nuovi ma che purtroppo si ripetono anche in questo periodo e creare nuove opportunità di insediamento produttivo, di nuove attività, di start-up innovative, di occasione anche di lavoro autonomo e così via, sono due aspetti di un'unica politica attiva del lavoro. Consentitemi di ringraziare Giovanni Lolli, presidente facente funzione della nostra regione, che con una passione straordinaria e anche una tenacia ha seguito le crisi aziendali e alcune sono andate a soluzione. Mi auguro che vada a soluzione anche l'ultima in ordine di tempo, quello della Bol di San Martino sulla Marrucina, una decisione inusitata ai limiti della violenza, quella adottata da questa società multinazionale, la quale ha comunicato con una dose di arroganza che non dovrebbe caratterizzare nessun soggetto e nessun soggetto imprenditoriale, la chiusura dello stabilimento che era e produttivo, innovativo, solo per seguire una logica di razionalizzazione e accorpamento aziendale che poteva, potrebbe anche essere seguita, ma aprendosi al confronto, per esempio determinando l'opportunità di reindustrializzare, come è avvenuto per Onio, dialogando. Non è possibile che noi appunto subiamo queste decisioni, che i lavoratori subiscano queste decisioni senza che neanche il governo nazionale, neanche l'istituzione regionale riescano ad arginarla, nonostante l'impegno che è stato profuso, che viene profuso e che mi auguro darà risultati. Ecco, dare forza, autorevolezza, peso all'istituzione regionale servirà anche a questo nel futuro. Allora tutto è coniugabile con il lavoro, persino temi regionali contingenti che riguardano il territorio, la regione delle frane, dei depuratori che funzionano è più male che bene, del mare spesso e troppo spesso inquinato, cioè tutto è ricollegabile a un PIL regionale e alla qualità della vita degli abruzzesi. Che cosa fare per intervenire bene e presto su questi grandi temi? È esattamente così, c'è una declinazione per tutti i temi che riguardano le politiche di sviluppo, le politiche ambientali, anche le politiche pubbliche apparentemente lontane dal tema del lavoro. Io sto meditando su una proposta che anche essa sarà oggetto di approfondimento, soprattutto lo sarà nella fase realizzativa di questa proposta. In questi anni mi sono occupato, negli anni passati, per 10 anni, come è noto, di finanza pubblica. Ho seguito, partecipato attivamente da relatore, da capogruppo, in vari ruoli, alla stesura di 10 leggi di stabilità, di 10 leggi finanziarie. Ho seguito tutti i riflessi finanziari delle leggi dello Stato dei 10 anni di mia esperienza parlamentare e di governo. La metodologia che viene seguita in quella sede, frutto anche di norme costituzionali, di norme di legge, è quella della verifica dell'impatto finanziario delle leggi. Quando si produce una norma di legge, quando si adotta una decisione, quando si attua una decisione, bisogna verificare ex ante, cioè prima dell'approvazione e auspicabilmente ex post, dopo l'approvazione della legge, della decisione, qual è l'effetto finanziario sul bilancio dello Stato. Ecco, io vorrei, venendo alla sua domanda, vorrei che un metodo analogo si seguisse quanto agli effetti sul lavoro, cioè se io approvo questa legge distruggo posti di lavoro o determino le condizioni per poterne creare di nuovi, se io utilizzo questa risorsa pubblica disponibile per il dissesto idrogeologico, per disinquinare i fiumi, piuttosto che per organizzare un evento, una fiera a Berlino,
qual è il saldo in termini di posti di lavoro? Creo più opportunità nel primo caso o nel secondo caso? Inoltre, anche i temi ambientali a cui lei si riferiva, cioè la necessità inderogabile, che per me costituirà un punto programmatico prioritario, essenziale, quello di disinquinare il nostro territorio, a partire da Bussi, a partire dai fiumi, dal nostro mare, eccetera, diventa una politica finalizzata a rendere più attrattivo il nostro territorio. Non è solo un bene in sé non avere un territorio inquinato, non è solo tutelare la salute dei cittadini, beni primari da perseguire comunque, ma è anche un modo per creare opportunità di lavoro, sia diretti con gli interventi di disinquinamento, sia indiretti rendendo il territorio più attrattivo sotto ogni profilo, non solo turistico. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa, torneremo tra poco in studio con Giovanni Legnini, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo. Linea alla regia. Bene, siamo tornati in studio, Giovanni Legnini faceva riferimento ai temi ambientali. Prima che assumesse questo incarico di alto profilo istituzionale, del resto ha partecipato, lo ricordiamo, l'abbiamo documentato in prima fila a battaglie come quella per il centro, contro il centro Oli di Ortona, per, contro Umbrina, anche a livello parlamentare ci sono state numerose iniziative sul fronte della tutela del territorio, al fianco di associazioni e di movimenti. Uno di questi obiettivi però non è stato centrato, Legnini, proprio negli anni in cui lei ha lasciato la politica attiva. Non si è riuscito a istituire il Parco Nazionale della Costa Teatina, non lo si è visto come un'opportunità o è accaduto qualcos'altro. Lei come riprenderebbe in mano questa bandiera del parco? Guardi, vorrei fare una premessa alla risposta che le devo. La premessa è stato giusto o no per la nostra regione tanti anni fa, credo, 30 anni fa, fare questa scelta, questa grande opzione rivolta al futuro di tutelare una percentuale molto elevata di nostro territorio prevalentemente montano, siamo oltre il 30% di aree protette, io ho sempre pensato, penso e penserò che è stato giusto, molto giusto, un'opzione che ci pone all'avanguardia tra le regioni italiane, tra le regioni europee. Dopodiché queste aree protette vengono ben gestite? Su questo ho qualche dubbio e bisognerà far sì che sulla gestione dei parchi e delle aree protette, delle altre aree protette, si faccia una riflessione, si assumano decisioni, si vigili, perché noi dobbiamo coniugare sempre tutela dell'ambiente, valorizzazione dell'ambiente con la vita dei cittadini in quei territori, con l'antropizzazione di quei territori per far sì che non si fugga da quei territori, come purtroppo in alcuni territori accade. Il Parco della Costa Teatina, questo conflitto tra necessità di tutela e valorizzazione e presenza dell'uomo, delle attività produttive, delle infrastrutture, è particolarmente accentuato nel territorio ricompreso nel Parco della Costa Teatina. Noi dobbiamo risolvere quel conflitto, altrimenti non partirà. Guardi, io sono stato promotore, presentai io la norma e la feci approvare, come è nota a tutti, agli atti in gazzetta ufficiale, della norma che per sbloccare quella situazione dispose il commissariamento dei due soggetti istituzionali, il Ministero dell'Ambiente e la Regione, che devono perimetrare e istituire il parco, che sono a tutt'oggi commissariati, cioè vige ancora quella legge, ma noi dobbiamo adesso non fare una prova di forza in quella direzione, io che sono un fautore di quella scelta, ma dobbiamo risolvere quel conflitto. Noi dobbiamo arrivare a istituire il Parco della Costa Teatina dopo aver dialogato, discusso, condiviso, fatto un accordo con i sindaci di quel territorio, con le imprese di quel territorio, tenendo insieme la tutela con lo sviluppo possibile, turistico e non solo. Dove c'è da risolvere un problema, dove il conflitto è irrisolvibile, bisogna prenderne atto.
Se il conflitto non è risolvibile per un pezzetto di territorio, ne devi prendere atto. Se è risolvibile, devi vedere come fare. Io questo è il metodo che seguirò. Lei richiamava la battaglia contro il Centro-Oli, per fortuna ha avuto esito positivo, e la battaglia contro Ombrina, di cui io sono stato partecipe. Noi dobbiamo essere grati a quei movimenti, a quelle associazioni che hanno consentito di sventare, a quei sindaci che hanno consentito di evitare quelle scelte che sarebbero state disastrose per il nostro ambiente e per la nostra economia, in particolare agricola. Vinicola. Dobbiamo essere grati a loro, ma il peso delle istituzioni è importante. Io non posso rivelarvi quando era al governo, quale ruolo ho avuto importante per risolvere quei temi, perché molte delle cose che ho fatto sono frutto di colloqui riservati ma importanti. Ma un fatto voglio disvelarlo, perché non vi è nulla di riservato in questo, e cioè, incontrando un'autorità molto importante, non italiana, per discutere, lui mi chiamò a discutere dell'insediamento di Ombrina. Io dissi: ho capito tutto, possiamo la posizione come vogliamo, ma presi il mio iPhone, scaricai il Costa Teatina, gli mostrai le immagini della nostra bellissima costa dei Trabocchi e gli dissi: secondo lei si può perforare il petrolio qui? Io non sono contro il petrolio, penso che dovremmo fuoriuscire dal petrolio, io non sono contro lo sviluppo industriale, penso che lo sviluppo industriale debba essere sempre più sostenibile, orientato ecologica, ma non si può fare il pozzo di petrolio in un territorio bello come questo. Gli mostrai i Trabocchi, gli mostrai il nostro mare, la nostra costa. Non voglio dire che quel mio gesto fu risolutivo, ma certo contribuì a risolvere quel problema. Le riconosco, ed è un fatto oggettivo, una coerenza di idee e di comportamento negli anni, cosa che mi sembra non rivedere, che so, per quanto riguarda altra formazione politica, a proposito della battaglia contro la TAP, che poi è diventata a favore della TAP. Il tutto trasportato in Abruzzo ci ha fatto assistere anche a scene particolarissime, no? Manifestazione contro la TAP da parte di chi poi ha sdoganato questa struttura. È importante la coerenza. Lei che riflessione può fare a proposito? Ma io, come è noto, prima di impegnarmi nelle istituzioni ho esercitato a lungo e con molta passione la professione di avvocato. Quando si stipula un contratto, a proposito del contratto di governo, e l'accordo tra le parti è difficile da raggiungere perché gli interessi sono incomponibili, allora si scrivono clausole aperte, diciamo clausole di rinvio, si scrive e non si scrive, si dice e non si dice. Questo è accaduto su molte cose che riguardano il contratto di governo, questo è accaduto su alcuni dei temi molto controversi, in particolare le infrastrutture a cui lei si riferiva, che vedono in posizioni contrapposte, antitetiche, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E infatti i problemi li stiamo vedendo: una volta cede il Movimento 5 Stelle, una volta cede la Lega. Sta di fatto che quando cede il Movimento 5 Stelle c'è un tradimento delle aspettative, delle promesse, degli impegni assunti; quando cede la Lega c'è un tradimento delle aspettative, degli impegni e delle promesse fatte. A proposito della TAP, la formula magica adottata per risolvere il problema, ma di fatto non per risolverlo, è l'analisi costi-benefici. Siamo in attesa anche della TAV, del giudizio sulla TAV, sui costi e i benefici. Noi sappiamo che i costi e i benefici sono frutto di stime, di valutazioni. Come si può stimare quale sarà l'effetto sull'economia, sul turismo, sulla logistica, sull'ambiente, relativamente alla TAV? Certo che si può fare, ma
ogni stimatore farà una sua valutazione. Sto dicendo questo per dire che alla fine la decisione è politica. I politici hanno il dovere di ascoltare i tecnici, di acquisire le valutazioni tecniche, di tenerne conto, di non disattenderle, ma alla fine devono dire un sì o un no. Ecco, io vorrei anche nello stile, nel metodo di governo fare questo, cioè ascoltare, valutare, studiare, esaminare, promuovere la partecipazione, ma alla fine bisogna decidere e avere una posizione netta, sia quando piace, sia quando non piace agli interlocutori di riferimento. Ecco, io sull'Abruzzo ovviamente andrei sul tema della sanità, perché insomma abbiamo vissuto una fase di risanamento che è durata fino a qualche mese fa, nella quale si è concluso virtuosamente, in qualche modo, dal punto di vista finanziario, il riassetto e la risistemazione della macchina sanitaria regionale. Adesso la legislatura che sta per nascere alla Regione sarà quella della riappropriazione della piena governance, quindi sarà il Presidente della Regione con i suoi consiglieri regionali, con la sua maggioranza, con la sua giunta, ma anche con la sua minoranza, totalmente padrone della sanità abruzzese. Allora, Legnini, che facciamo? Ricreiamo le condizioni per le quali siamo finiti in piano di dissesto? E dal punto di vista qualitativo, come agiamo? Quali sono le scelte che ora una regione tornata padrone di se stessa può spingere come priorità? Guardi, questo è il tema della sanità, è quello più complesso, come è noto, nel quale confluiscono istanze, esigenze, domande, punti di vista molto differenti tra di loro, e quindi e peraltro, come è noto, la spesa sanitaria è quella che rappresenta la gran parte del bilancio regionale, ma soprattutto rappresenta una delle domande fondamentali dei cittadini, quello relativo al diritto alla salute, a cure tempestive, appropriate, efficaci e così via. Quindi io sulla sanità non darò mai risposte frutto di una mia personalissima valutazione o improvvisata, non lo farò per nulla, ma sulla sanità ancora di più. Bisogna in questo caso valutare i dossier e fare le scelte attenendosi anche qui ad un criterio molto semplice. Lei faceva riferimento al risanamento. Innanzitutto mi auguro che in questa competizione elettorale si faccia un'operazione verità. La nostra regione era commissariata, iperindebitata, in virtù di vicende, storie risalenti nel passato. C'è stato un percorso iniziato con la giunta Chiodi, proseguito con la giunta D'Alfonso, assessore Paolucci, questo percorso iniziato con una giunta di centrodestra, concluso con una giunta di centrosinistra, è un percorso concluso, positivamente concluso. Questa è la verità. Ora, non si può dire che è un disastro, non è successo niente. Il sistema sanitario regionale sotto il profilo finanziario finalmente è in equilibrio. Ripartiamo da qui. Io lo so che aver dovuto, per obbligo di legge, con il monitoraggio del Ministero dell'Economia, del Ministero della Salute, in virtù dei vincoli imposti dalla legge nazionale e dal regime commissariale, si sono determinati sacrifici, conflitti, lacerazioni. Noi da lì dobbiamo ripartire acquisendo la positività dell'equilibrio di bilancio raggiunto, e dobbiamo ripartire dai conflitti, dalle insoddisfazioni, dalle lacerazioni, per vedere quelle che sono sanabili e quelle che non sono sanabili. L'unico criterio però che ci deve guidare non è fare il piacere a questo territorio, a quell'altro, a Tizio, a Caio o a Sembronio. L'unico criterio è verificare quali sono le scelte, non tutte saranno possibili, essenziali per migliorare le prestazioni sanitarie, per soddisfare il diritto alla salute. Il diritto alla salute per tutti.
uguale per tutti. Se c'è una cosa che io non potrò mai tollerare è che un cittadino di Pescara o di Chieti avrà garantito il 100%, il 90% di diritti. Un cittadino di Schiavi d'Abruzzo o di Campotosto avrà garantito il 50% di quei diritti. Questo non si può fare. Bisogna fare in modo che la medicina del territorio, la rete di emergenza-urgenza, e so che in questi anni sono state fatte cose molto importanti in questa direzione, la soddisfazione alle domande, in particolare quelle di emergenza, appunto, siano garantite a tutti. I piccoli ospedali, tocco un tema controverso, gli ospedali di comunità, la medicina del territorio, la rete appunto dell'emergenza urgenza, sono tutti temi che vanno riaffrontati in questa logica. Io voglio sapere se il cittadino di Civita Luparella ha le stesse garanzie del cittadino di Lanciano. Se questo c'è, allora il problema è risolto, ma siccome bisogna verificare se invece non è risolto, se non c'è questo diritto, bisogna decidere dove intervenire. Questo è il criterio che io seguirò. Facile a dirsi, difficile a farsi, ma non impossibile. Vabbè, partiamo da un buon risultato che è quello dei LEA, livelli essenziali di assistenza, che sono un dato oggettivo, che cominciarono da un 154 e adesso superano quota 200. Si parte da un fatto molto importante. Punto. Io ho ascoltato, guardi, a volte si parla, mi passi questa metafora, si parla di sanità come a volte si parla di calcio, c'è chi dice che va tutto bene, c'è chi dice che va tutto male. C'è chi dice che la formazione è totalmente sbagliata e chi dice che è la migliore del mondo. Bisogna non improvvisare in queste materie. In questi anni sono state fatte cose molto importanti, lei ricordava i LEA, ma ci sono anche molte cose da cambiare, ci sono anche molte cose che non vanno. Noi dobbiamo intervenire sulle cose che non vanno, non demolire le cose che vanno. Ecco, ce ne sono. Io su questo le voglio fare una domanda un po' più specifica sull'aspetto comunicativo, ma lei è consapevole che probabilmente si troverà di fronte a una campagna elettorale proprio da bar dello sport su certi argomenti? Tipo? Questo della sanità ne è uno, ce ne saranno altri sui quali io mi sono abituato. Sui quali ci sarà, guardi, insomma, mi sono abituato. Non un approfondimento specifico sui contenuti, ma magari posizioni preconcette, frutto anche, insomma, di campagne comunicative molto molto efficaci, molto social, come si dice. Non mi spaventa. Come reagirà? Non mi spaventa per la ragione che io sono culturalmente contro le semplificazioni spicciole. Perché a problemi complessi non si risponde appunto con la battuta, con la semplificazione, con la propaganda, con lo spot e così via. E sono abituato a governare problemi e organi complessi. Quando devi tirare le file di una legge finanziaria, di un bilancio dello Stato con 13 partiti, come mi accadeva durante il governo Prodi, o nel pieno di un'emergenza finanziaria come mi accadde con il governo Monti, o quando lo fece dal punto di vista del governo, quando c'era il governo Letta in una situazione delicatissima di rottura di una coalizione eterogenea che si era determinata e che si stava determinando, acquisisci qualche attitudine, diciamo così, acquisisci un'attitudine a ascoltare, valutare, mediare, trovare soluzioni. Non parlo del governo della magistratura italiana, perché questo, diciamo, è qualcosa che va molto oltre e non voglio tirare dentro, diciamo, questo esercizio di questa mia funzione delicatissima, nella quale lo sforzo compositivo, lo sforzo di mediazione, di trovare soluzioni è elevato al massimo livello, diciamo così. Quindi non mi spaventa affatto ascoltare opinioni da bar dello sport. Se ci sono opinioni che sono effettivamente da bar dello sport, saranno respinte al mittente. Se ci sono invece punti di vista diversi, che bisogna averla nella sanità, non si può, ripeto, ci sono delle sofferenze, quelle sofferenze vanno affrontate, le liste d'attesa vanno ridotte.
Come? Innanzitutto assumendo le persone, assumendo i medici, assumendo gli infermieri. Attenzione, si potrebbe dire, ma perché non l'hanno fatto fino a questo momento? Perché non lo potevano fare, perché era commissariata la sanità regionale. Adesso bisogna farlo, punto. Bene. Punto e, anzi punto e virgola, diciamo, perché il punto lo metteremo alla fine della nostra trasmissione, perché abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi andremo, insomma, alla parte ancora più politica del nostro colloquio con il candidato presidente della regione Giovanni Legnini. A tra poco. Siamo tornati in studio con Giovanni Legnini, parlavamo del raccordo tra la regione e anche lo Stato centrale in qualche modo, i vari livelli di governo. Un esempio è quello della ricostruzione. Legnini ha vissuto da parlamentare e poi anche da sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze il varo di una normativa che è tuttora presente, per fortuna, diciamo, di chi deve ancora completare la ricostruzione dei propri centri piccoli e grandi nei crateri a partire da quello del 2009 in Abruzzo, vale a dire un meccanismo di finanziamento che è stato messo a regime nelle varie finanziarie, quindi è stato quello un passaggio cruciale che consente anche nelle attuali difficoltà di bilancio che vive lo Stato di mandare avanti questo meccanismo. È soddisfatto innanzitutto del fatto che la governance, gli uomini che devono poi far muovere questi fondi che lei a suo tempo fece stanziare siano stati rinnovati di recente, che insomma ci sia sia superato questo blocco che si era determinato negli ultimi mesi all'Aquila in particolare e nel cratere. Beh, soddisfatto sì, ma insomma, a parte che non ancora tutto viene completato, ma insomma, francamente io non ho compreso come si sia potuto determinare uno stallo per mesi. Ci sono le risorse, ci sono i progetti, ci sono i cantieri da avviare, ci sono, e devi nominare il sottosegretario con delega, il capo dell'ufficio della ricostruzione, non lo fai, ma perché non lo fai? Lo devi fare in un giorno, in una settimana, ma per rispondere alla sua domanda invece vorrei ripercorrere brevissimamente ciò che è accaduto nel passato, perché ci serve a vedere che cosa bisognerà fare nel futuro. Parlo della ricostruzione sisma 2009, altro è la ricostruzione sisma 2016-17, che è molto ben dotato finanziariamente, molto munito di norme eccetera, ma c'è qualcosa che non funziona, più cose che non funzionano, non parte. Io ho parlato col sindaco di Teramo più volte, in quella città c'è una situazione emergenziale come in molti altri piccoli comuni, lì bisogna agire con molta determinazione e forza per far partire i cantieri. Temo che anche lì c'è un problema di personale, di procedure, e lo verificheremo attentamente. Ma per ciò che è accaduto invece all'Aquila del cratere, noi lo ricordiamo, a volte si ha la memoria corta, è un dovere anche per chi si candida a guidare il futuro avere un po' di memoria, ricordare come stanno le cose. Noi ottenemmo uno stanziamento di risorse ingenti, molto importanti, da parte del governo Berlusconi, che fu quello che era in carica al momento del terremoto, come tutti ricordiamo. Quelle risorse furono destinate per larga parte all'emergenza, in modo giusto, sbagliato, adesso la storia lo dirà, le casette, non casette, il ruolo di Bertolacci, non lo so, ma insomma, non lo so, io ho le mie opinioni, ma adesso non è questa la sede per parlarne, e se ne potrà parlare quando si vuole. Nel 2012-13 quelle risorse erano terminate, anzi credo già nel 2011, e si determinò un blocco della ricostruzione, non partiva, erano state sistemati i danni, quelli, adesso non ricordo l'esatta categoria BC, insomma i danni lievi che erano stati, per fortuna, cantieri che erano andati avanti, erano stati, si consentì il ritorno a casa di diverse migliaia di famiglie e così via. La ricostruzione pesante non partiva. Noi, ricordo, lo ricordiamo tutti, il sindaco Cialente minacciò
la restituzione della fascia tricolore al presidente Napolitano. Io ebbi colloqui con il presidente Napolitano all'epoca, oltre che con il sindaco Cialente, che era un fiume in piena, diciamo così. E noi stanziamo, governo Letta, 1.200.000.000, io ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che consentì di far ripartire i cantieri. Nel 2014, governo Renzi, io ero sottosegretario all'economia con delega alla ricostruzione, riuscì ad ottenere lo stanziamento di 5,2 miliardi di euro. Quando io andai via dal Ministero dell'Economia, vi era la nota a mia firma che inviai al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia, di cui conservo copia autentica, con la quale, all'esito di una ricostruzione puntuale con i sindaci del cratere, con il sindaco dell'Aquila, con gli uffici della ricostruzione, quantificammo le risorse per andare avanti per 5 anni. E infatti nella legge di stabilità fu inserito questo stanziamento pluriennale. Adesso la ricostruzione sta andando avanti con quelle risorse. Quelle risorse termineranno nel 2020. Mi auguro che saranno spese rapidamente. Dopo che cosa accadrà? Ci sarà da combattere. E non è un tema, sarà conclusa la ricostruzione all'Aquila nel cratere nel 2020? Mi auguro di sì, ma ho qualche dubbio. Saranno sufficienti quelle risorse? Mi auguro di sì, ma ho molti dubbi. Bisognerà combattere. E nel frattempo c'è anche l'altra ricostruzione, che non ancora inizia, quella del 2016. Cioè, da queste partite dipende il futuro di una parte enorme della nostra regione, di moltissimi comuni, di moltissimi territori, di molte famiglie, cittadini. È una partita enorme e non è possibile che noi ci accapigliamo sulle cosucce, diciamo, delle cose. Cioè, se io mi sono deciso, scusatemi se mi accaloro, a candidarmi, perché ho la percezione dei rischi che la nostra regione, debole, non rappresentata adeguatamente, correrà. Non è solo la sanità, ma ci sono due ricostruzioni da fare, il disinquinamento, il lavoro che manca, il progetto. Io voglio cercare di fare la mia parte, se i cittadini riterranno che la mia proposta e la mia candidatura sarà condivisa. Allora lei mi dà un assist su questa domanda, cioè mi sembra di capire che dall'altro fronte vanteranno, mi riferisco al centrodestra e al Movimento 5 Stelle, vanteranno di possedere il potere di filiera, Regione Abruzzo governo. Nel nostro caso, nel suo caso, mi sembra di capire che la filiera è già in Abruzzo. Chi arriva e si propone con un'esperienza tale da poter dire sono preoccupato e vi propongo delle soluzioni, lo fa con piena cognizione di causa, non ha bisogno di una filiera o di andare a Roma con il cappello in mano. E allora dal suo punto di vista, grandi temi che intrecciano tra di loro la politica regionale e quella nazionale, come la certezza dei fondi del Masterplan Abruzzo, che hanno indubbiamente subito un tentativo di scippo non più di 2 mesi fa, oppure i pedaggi autostradali, la sicurezza autostradale, quindi un PEF e una burocrazia che rallentano tutto. Questi temi, che sono di carattere nazionale, hanno però ripercussioni locali, possono essere risolti senza che ci sia la filiera vantata dagli altri? Lei ha posto molti temi che meriterebbero una trasmissione intera, ma ci sarà tempo, si voterà il 10 febbraio, quindi io provo a rispondere in sintesi ai molti temi che lei ha posto. Innanzitutto questa tesi antica della filiera. Dico la verità, questo era uno degli argomenti forti della Democrazia Cristiana, ve lo ricordate, quando il partito che ha fatto la storia del nostro paese, nel quale io non ho militato, ma nei confronti del quale ho molto rispetto, perché è una storia importante e molti di quegli esponenti peraltro mi sosterranno, io auspico che ce ne siano tanti, ma per dire, la Democrazia Cristiana diceva
siccome noi governiamo sempre a Roma, anche qua dobbiamo governare noi, dobbiamo fare le filiere. Poi iniziò il centrodestra, Berlusconi, siccome noi iniziamo, governiamo a Roma, noi iniziamo là. Poi anche qualcuno del centrosinistra cominciò a dire questo, ma siccome c'è il governo Prodi a Roma, anche qua ci vuole il governo. È una tesi che io contesto totalmente, lo contestavo a lei, lo contesto adesso, lo contesterò nel futuro. Innanzitutto perché significa non tener conto della volontà dei cittadini, i cittadini devono poter scegliere chi li governa, a prescindere dal colore politico, a prescindere dalla coincidenza del colore politico del comune, della regione e del governo nazionale. In secondo luogo, queste filiere durano poco, io non so quando durerà il governo giallo-verde, lei è in grado di fare una previsione, imprevedibile, per quel che può valere. La durata di un contratto. In terzo luogo, le faccio una, anzi due esempi le faccio, distanti tra di loro politicamente, per dire quali sono le due regioni, o le tre, diciamo, che hanno avuto trend di sviluppo più elevati nel corso della storia repubblicana. L'Emilia-Romagna, che per 50 anni è stata l'opposizione, diciamo così, eppure cresceva, migliorava. La Lombardia e il Veneto, che invece erano, diciamo, più, erano nella filiera, lo sono state anche, e che ugualmente sono cresciute. Qual è, diciamo, questa storia della filiera? Non esiste. Occorre forza, autorevolezza, capacità di conoscere i problemi, di rappresentarli, di saper cogliere il momento giusto. Allora, su questa storia dei pedaggi, innanzitutto dobbiamo essere grati ai sindaci, ritornano loro, la sindaca di Carsoli, tutti i sindaci di quell'area che stanno facendo una battaglia e noi dobbiamo stare al loro fianco. Io non sono andato alle manifestazioni perché non voglio che ci siano speculazioni elettorali, non lo faccio, non voglio, ma sono per dare a loro il massimo sostegno perché stanno ponendo un problema in nome e per conto di tutta la collettività regionale, perché noi abbiamo la infrastruttura più importante, l'autostrada, con la ferrovia che è messa come è messa, che non ha gli standard di sicurezza. Toninelli ha detto, il ministro Toninelli ha detto quello che ha detto, l'autostrada di Pacca ha risposto, ha detto no, non ci sono rischi, ma occorre che ci sia la messa in sicurezza sismica e non solo di quella infrastruttura. Bisogna farla quella operazione, bisogna che si approvi il piano. Bisogna che ci siano investimenti, a proposito del lavoro, si creerebbe anche lavoro. Secondo, il pedaggio è insopportabile, poiché le concessioni autostradali, io conosco la materia perché me ne sono occupato ampiamente in Parlamento, si basano su due o tre elementi. Se il concessionario fa investimenti, deve, ha diritto di recuperare gli investimenti. Come li può recuperare? O con i soldi pubblici, o con le tariffe, non c'è un altro modo, non è che ce lo può dire, attingo ai miei risparmi, diciamo così. Non è un mecenato. Appunto, la legge prevede questo, la convenzione prevede questo. Se tu non vuoi che aumentino i pedaggi, devi attingere alle risorse pubbliche. Peraltro sull'autostrada abruzzese non transitano solo gli abruzzesi, ma transitano i pugliesi, transitano i marchigiani, transitano da Roma, da ogni parte d'Italia. Quindi bisogna affrontare questo tema in modo risolutivo, o il governo stanzia risorse pubbliche e in questo modo la tariffa si può bloccare o ridurre, ma comunque almeno non aumentare, il rischio a gennaio dell'aumento c'è. Oppure non si possono raccontare storie perché la tariffa è destinata ad aumentare e non deve aumentare. Oppure ancora non si fanno gli investimenti per la sicurezza. Proprio in virtù del fatto, cioè, che è un'opera strategica, allora, nazionale. È un'opera strategica nazionale, quel tentativo maldestro di far gravare sulla finanza, sulle risorse che spettano alla nostra regione, sul fondo di sviluppo e coesione. È un tentativo, per fortuna anche grazie al lavoro fatto dalla stampa,
da lei, dal suo quotidiano, dagli altri organi di stampa, dai sindaci, dalla regione, dal vicepresidente facendo funzione Lolli, dai parlamentari, è stato sventato, ma non si può riproporre quella cosa là. L'autostrada dei parchi è un'autostrada nazionale, un'infrastruttura nazionale, il governo che deve decidere se vuole far pagare le opere necessarie ai cittadini abruzzesi e quelli che vi transitano, oppure si trovano risorse sul bilancio dello Stato. Io non ho dubbi, bisogna trovare risorse sul bilancio dello Stato, perché noi non possiamo aumentare più quelle tariffe, altrimenti sull'autostrada non ci passerà più nessuno. Legnini, abbiamo gli ultimi 5 minuti, andrei a domande un po' più politiche, anche alle ultime regionali. L'astensionismo è stato molto alto in Abruzzo, ci sono tanti elettori in questa regione, ancora più delusi negli anni successivi, in generale dalla politica, dalle istituzioni. Esiste altro modo rispetto alla protesta per poter recuperare la loro fiducia? Elaborare progetti e programmi ambiziosi ma credibili, fattibili, e avere la forza, l'autorevolezza per realizzarli questi progetti. Io penso che se i cittadini si rendono minimamente conto che alcuni problemi, non tutti perché nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma potranno essere effettivamente risolti, forse andranno a votare quelli che avevano deciso di andare a votare. In ogni caso io spero tantissimo che ci sia la partecipazione massima possibile, la data che nonostante non la data tanto, rispetto alla quale io non voglio dire giusto o sbagliato, adesso la data è fissata, il 10 febbraio, certo votare a febbraio, hanno ragione alcuni sindaci, non è assolutamente facile, ma non sarò io a dire spostate le elezioni, ci hanno provato i 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle in Abruzzo ha fatto una battaglia legittima perché si votasse prima possibile. A Roma ha depositato l'emendamento per spostare a maggio, si mettessero d'accordo tra di loro e poi ci dicessero che cosa dobbiamo fare. Beh, la domanda delle domande si rifà a una dichiarazione rilasciata da una sua competitor qualche giorno fa, da questa emittente, che ha ammesso di volersi candidare con paracadute, cioè capolista della propria lista, parliamo dei 5 Stelle della Marcozzi. Faccio la stessa domanda a lei, lei si candiderà con il paracadute? Cioè si candiderà anche nella lista del Presidente? Ma neanche per sogno, non ci penso neanche lontanamente, la mia ambizione non è andare a fare il consiglio regionale, io mi sono candidato non per coltivare un'ambizione, io ho avuto dalla vita pubblica molto più di quello che potessi immaginare, la mia è una candidatura, l'ho detto, lo ribadisco, lo dirò meglio domani. Domani c'è questo incontro con i sindaci, gli amministratori, i cittadini che vorranno partecipare, i candidati, i consiglieri uscenti che vorranno partecipare, tutti coloro che vorranno, la stampa. Spiegherò meglio le ragioni della mia candidatura. Io a un certo punto del mio percorso potevo starmene su un altro tipo di prospettiva, è noto a tutti, io non voglio dire altro, ma insomma, dopo aver fatto l'esperienza di vicario del Capo dello Stato al Consiglio Superiore della Magistratura potevo stare altrove. Ho deciso, nei modi che abbiamo detto all'inizio, invece di mettermi a disposizione della mia terra, della mia gente, con sacrificio, con sofferenza. Figuriamoci se mi trovo il paracadute, per fare che cosa? Non mi devo paracadutare a nulla. Se i cittadini vorranno che io guidi questa regione, sia il presidente di questa regione, ridandogli forza, autorevolezza, io ne sarò contento e ce la metterò tutta. Se invece i cittadini vogliono il paracadute, scelgono il paracadute. Bene, grazie Giovanni Legnini, grazie al collega Lorenzo Colantonio. Ricordiamo allora l'appuntamento di domani, sabato mattina, al porto turistico Marina di Pescara, ore 10.30. Con i sindaci abruzzesi che hanno firmato l'appello, ma ce ne sarà anche qualcun altro che si è aggiunto successivamente, perché diciamo la sua, Legnini, è una candidatura che ha una sorta di work in progress che potrebbe riservare qualche altra sorpresa nel corso dei prossimi giorni. Grazie, grazie e appuntamento alle prossime occasioni con i fatti e le opinioni. Vi auguriamo naturalmente buon Natale, arrivederci.